Allora, andiamo a continuare la nostra trasmissione e apriamo uno spazio su Mazzarrone. Mazzarrone è uno dei comuni che il prossimo 11 giugno si reca alle urne per rinnovare il Consiglio Comunale ed eleggere il nuovo sindaco dopo il decennio, diciamo, di sindacatura dell'avvocato Giannone. Stasera sono particolarmente contento perché torno un carissimo amico, nessuno me ne voglia, che però è juventino e orgogliosamente c'ha l'orologio juventino, Giovanni Picarella, il professore Giovanni Picarella. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera a te, buonasera a te. Ho sbagliato a dire che sei orgogliosamente juventino? No, non hai sbagliato assolutamente. E porti l'orologio, perché la regia. Ma non è che è juventino, ma come no, guarda, ma scusami. La cinchietta com'è? Bianconera. Non è bianconera. E dopo il 3-0 col Barcellona, ma tu fallo, godiamo, te ne fotte, fallo passare per godiamo, godiamo sicuramente giusto? Di questa vittoria. Oh. E poi non sono professore, il dottore l'accetta. Va benissimo. Ancora chiaro. Benvenuti, benvenuto al candidato sindaco Giovanni Spata. E benvenuto buonasera al geometra Gianluca Fontanelli. Buonasera, buonasera, grazie di essere qui con noi. Allora, io pensavo di alleggerire questa cosa, è comunque un piacere ritrovare Giovanni Picarella, è tantissimo tempo che non ci si vede. Grazie. Come stai? Tutto a posto? Tutto bene. Tutto il bene. Protagonista della serata è sempre il candidato sindaco ci Giovanni Spata. Non vorrei che ti ingelosissi, assolutamente no. No, poi tra l'altro è un amico, quindi. Lo voglio dire. Allora, cominciamo con Giovanni. Mi pare che c'è qualche nuova, diciamo, per te buona su questo percorso che ti porterà alla candidatura, ti porterà sulla scheda del candidato sindaco della città di Mazzarrone, oggi naturalmente 13 di aprile. Ecco, raccontaci tu cosa è accaduto e poi dopodiché vediamo un pochettino di intrattenerci anche con gli amici, che cosa fanno appresso al candidato sindaco Giovanni Spata. Prego. Allora, noi in questi giorni, da quando siamo venuti l'ultima volta in televisione, abbiamo fatto quella bellissima manifestazione. Sabato scorso la manifestazione aveva come titolo Incontriamo la città, ed effettivamente la città si è presentata. Se consideriamo che c'è stata una partecipazione di circa 500 persone in un comune come Mazzarrone, è stato un grandissimo successo. Dove l'avete fatta? L'abbiamo fatta al Salone Parrocchiale, che era strapieno, la saletta appresso era piena pure e anche c'era della gente fuori. Quindi c'è stata una partecipazione, queste sono le immagini della serata. Quindi c'è stata una bellissima partecipazione, una risposta importante da parte della città a venire a sentire quello che noi vogliamo proporre per questa campagna elettorale e quale sarà il nostro programma che ci vedrà impegnati in questa appunto tornata elettorale. E quindi siamo stati soddisfatti di questa organizzazione. Stiamo preparando altri eventi, altri incontri proprio per confrontarci con la città e quindi portare avanti la nostra campagna elettorale. Per quanto riguarda per definire il programma elettorale. Sì. No? Per questi incontri con la questi città. Questi incontri sono degli incontri con la città. Per questo, fare conoscere anche i nuovi la squadra, i candidati, quindi tutti hanno preso parte, hanno partecipato, hanno dato un contributo e quindi diciamo c'è stata una presentazione della squadra alla città di Mazzarrone e abbiamo visto che il risultato è stato molto soddisfacente. Da un punto di vista politico penso di aver capito tra le righe quello che mi volevi chiedere. Io posso parlare, poi esprimi tu. Diciamo, e niente, per quanto riguarda noi, al momento ci sono queste due candidature ufficiali, che sono quella mia e quella, Busacca e Giovanni Spata. E quella di Nunzio Busacca. Si parlava di questa terza candidatura, sicuramente sarà Vincenzo Amato nei prossimi giorni a dire quale sarà la sua posizione in merito a questa cosa. Io ti posso dire solo che c'è stato un incontro, una stretta di mano dove lui mi ha comunicato che per il bene del centrodestra non presenterà la sua candidatura. Questo è quello che lui. Una scelta politica. Una scelta politica che sicuramente gli fa onore e che è ovvio che nei prossimi giorni sarà lui stesso a spiegare quali sono state le motivazioni di questa scelta. È ovvio che questo io stasera dovevo avere ospite anche il vice sindaco Enzo Amato, se non altro per gli auguri dell'amministrazione alla vigilia della Santa Pasqua, ma ha avuto un incidente
un piccolo intoppo sul lavoro, gli facciamo gli auguri di lui mettersi presto e quindi nei prossimi giorni lo aspettiamo certamente per recuperare questi auguri. La Pasqua tutto sommato è un momento di passaggio, per cui anche la prossima settimana è Pasqua e ci si possono scambiare gli auguri, però a lui auguri doppi, per so che una cosa di poco e niente, però voglio dire l'affetto e l'amicizia che gli facciamo sentire verso noi. Prego Giovanni. E niente, quindi questo, c'è un altro scenario politico che ovvio si prospetterà per la campagna elettorale e speriamo bene per... Ma io sono convinto che noi abbiamo un'ottima squadra e quindi ce la giocheremo alla grande questa competizione. Questo passo indietro di Enzo Amato per te significa quasi bingo, almeno per il centrodestra, voglio dire, allora, per la rappresentanza politica. Nel dire comune praticamente si è parlato in questi ultimi mesi. Significa Enzo Giannone, significa tutto il gruppo dell'amministrazione uscente, diciamo, no? Sì, penso che sì, ecco. È un elettorato di centrodestra. Penso che riverserà il proprio consenso elettorale sul candidato che esprime il centrodestra, anche se noi ribadiamo che siamo una lista civica, che abbiamo anche anime del centro-sinistra, ma è ovviamente è una lista spiccatamente di centrodestra. Quindi questo, da questo punto di vista, visto che nel Paese c'era sempre questa discussione, ci sarà la terza lista, chiamata terza lista, che poi terza lista... poi quelle da vedere nei numeri, se certo. Doveva essere la terza, poteva essere la seconda, poteva essere la prima, secondo, la prima. Certo. Quindi questo luogo comune viene sfatato e quindi anche da un punto di vista, diciamo, psicologico, mentale, c'è una maggiore spinta nei nostri confronti. Giovanni Picarella, già una lunga presenza amministrativa quale assessore, diciamo, nelle giunte Giannoni, fino a 2 anni e mezzo fa, fino a 3 anni fa, dopodiché è successo quello che è successo. Ecco, con quale spirito ci si riapproccia alla cosa pubblica? Ma lo spirito sicuramente... Riapproccia si può dire, sì. Sì, si può dire cioè... anche diversamente. Ma, vabbè, ma intanto abbiamo detto riapproccia. Lo spirito nasce dal fatto che... dalle macerie si può rinascere, si può riedificare, si può qualcosa di positivo che per 7 anni era stato intrapreso ed era stato sviluppato. Con l'opportunità che se la gente vorrà e ci darà, possiamo sicuramente dare della crescita al nostro territorio per quelle azioni che già erano state messe in campo nell'amministrazione passata. Perché qualunque cosa si vuole dire, per 7 anni l'amministrazione ha lavorato in un certo senso, ha messo in atto determinate attività che sono oggi visibili e quindi da questo spirito, da questo impegno, da questa missione nuova che stiamo intraprendendo, ci riavviamo a prospettarci alla nostra città con una squadra nuova, con idee sempre chiare, con idee sempre attive per il bene della nostra comunità. Difatti la scelta di Giovanni nasce proprio ovviamente da queste considerazioni che sto facendo, cercare di promuovere ancora di più il nostro territorio, cercare di promuovere sempre di più i giovani, cercare di promuovere sempre più l'agricoltura, perché è questo quello che sappiamo fare come politici e quello che abbiamo fatto nel corso degli anni passati. Quindi tutto questo, se la gente vorrà e ci vorrà dare l'opportunità di ripeterci e quindi di portare avanti questo progetto, noi siamo pronti a scommetterci, siamo pronti a dare la nostra disponibilità su questo. Il geometra Gianluca Fontanella, ecco, fa parte della squadra, sarà candidato al Consiglio, credo, no? Penso di sì. Ecco, come mai questa folgorazione sulla strada di Spada? Sulla strada di Spada è stata più una conseguenza, perché in prima battuta si è deciso appunto di spendersi da questo punto di vista. Diciamo che la cosa non mi è nuova, perché già in altri ambiti, sia sul sociale sia sul
sull'aspetto ricreativo e ludico e anche di promozione del territorio, sia in ambito locale che in ambito del comprensorio, ho avuto modo di spendermi in prima persona, quindi questa non è altro che una conseguenza. Avere più la curiosità di voler provare anche quest'ambito sociale. D'altronde penso che l'impegno pubblico e appunto sociale sia il più grande contributo che uno può dare alla propria comunità e quindi se questo può portare delle migliorie, delle novità alla comunità, ben venga, sono disposto insomma, a farmi da tramite. A mettere a disposizione le proprie capacità. Perché no, certo. Giovanni, mi pare che c'è una motivazione anche con i due precedenti ospiti che ti hanno accompagnato, mi pare che c'è molto entusiasmo attorno a questa candidatura e attorno a questo progetto amministrativo che si incarna con la tua persona. Ma io sono molto contento perché già il modo come Gianluca si esprime con padronanza di linguaggio e cose non fa che ben sperare e quindi con cognizione in di italiano causa, certamente con cognizione di causa è espresso qual è la volontà e il motivo per cui si vuole spendere in questa compagine. Così come lui, così come la volta scorsa Marco Bizzini e Giuseppe Girlando, sono delle persone che hanno certamente dato uno sprint in più alla nostra lista, perché noi eravamo già un gruppo coeso, un gruppo forte. Però questa ondata di gioventù la gente l'ha presa bene e il fatto che i giovani hanno scelto questa compagine con cui scommettersi è ovvio che noi ci ha dato un valore aggiunto che dovremo mettere in campo e dovremo dimostrare poi effettivamente alla comunità di Mazzarrone che effettivamente è stato fatto un ottimo lavoro. Noi stiamo continuando a lavorare, faremo degli altri incontri successivamente, abbiamo in programma per venerdì prossimo una conferenza sull'uva da tavola IGP di Mazzarrone, avremo degli ospiti politici, avremo il presidente della commissione sanità della comunità europea che è Giovanni Lavia e avremo anche l'onorevole Concetta Arraia della regione siciliana. Quindi parleremo di agricoltura, parleremo di quella che è la nostra ricchezza fondamentale che è l'uva da tavola IGP e prenderemo spunti anche dagli interventi delle persone che parteciperanno per capire dove possiamo migliorare, dove possiamo ancora far crescere il nostro territorio che sappiamo che è un territorio importante per l'economia non solo del Calatino ma anche della Sicilia orientale in quanto si crea ricchezza, il prodotto grazie a Dio negli ultimi anni ha avuto delle buone annate e quindi sta consentendo una crescita all'intero comprensorio vitivinicolo della nostra zona. Picarella, tu sei un esperto viticoltore, di professione, ti interessi di questo, come sta maturando quest'uva di Mazzarrone quest'anno 2017, cosa ci dobbiamo aspettare? Bah, quest'anno sotto i migliori auspici abbiamo avuto un'annata che ha dato... Il gelo ultimo non ha creato danni, no? No, su questo punto di vista stanno andando bene le cose, si prospetta un'annata abbastanza positiva. Ovviamente veniamo da un'annata che è passata importante, speriamo che questa verrà ricalcata e verrà riproposta nello stesso termine in modo tale da poter portare beneficio al territorio e alle nostre aziende che ne hanno sicuramente bisogno. Tu sai benissimo che Mazzarrone è un territorio che si scommette tutti i giorni per l'innovazione, per le varie attività che si compiono e c'è bisogno veramente di un'attività politica importante per cercare di portare quelle notizie, quelle attività innovative che possono dare alle nostre aziende un qualcosa di più. Questo noi ci prefiggiamo di farlo perché ricordo a tutti che nelle passate stagioni, quindi negli anni passati, l'attività svolta dal sottoscritto, dal presidente, da altri dell'attività della Giunta Giannone, si muoveva anche a sviluppare il territorio non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale con le varie fiere che sono state fatte a Shanghai, a Dubai, a Berlino, a Slow Food, eccetera, eccetera. Questo è quello che noi ci prefiggiamo di fare, quindi promuovere sempre più il territorio per il bene della nostra comunità. Va bene, allora. Chiudiamo questo spazio, avremo occasione ancora di rivederci.
col candidato sindaco Giovanni Spada, ricordavamo prima di andare in onda che ci conosciamo da tantissimo tempo, dal 1979 hai documentato. 89? Sì, la prima iniziativa. La 89, vero, 89. I giovani e l'Europa. I giovani e l'Europa, sì. Assessore alla provincia di Catania e rapporti con la futura comunità europea era Antonio Carullo, l'avvocato Antonio Carullo. E io ero il giovane assessore alla pubblica istruzione. Il sindaco era chi? Biagio Consoli. Biagio Consoli, sì. Perfetto. Va bene. Ok, allora ci rivediamo alla prossima, Giovanni, se ricordi questo appuntamento della prossima settimana. L'appuntamento con Concetta Rai e Giovanni Lavia. L'appuntamento è venerdì, giorno 21, al Salone Parrocchiale, e ci sarà questo bellissimo incontro sull'agricoltura dalle 19 in poi. Approfitto per fare gli auguri alla comunità mazzaronese, a tutti i teleascoltatori, di una serena e santa Pasqua. Auguri anche a voi, ai vostri affetti, ai vostri cari, a tutti i vostri, così come si chiamano, a tutta la vostra squadra, no? Che si chiama così tecnicamente. E quindi auguri ancora, buona Pasqua, grazie. E ci vediamo prossimamente. Alla prossima, grazie. Pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo.